Allora, amici e amici carissimi, ben tornati, ben ritrovati, benvenuti a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi sulla sana dottrina cattolica che è giunto alla sesta puntata, all'interno del quale stiamo trattando in questo momento il primo comandamento. Il primo comandamento è un mare sconfinato, perché abbiamo visto quando l'abbiamo introdotto che è uno dei comandamenti, come dire, non troppo ben identificati e a volte un po' poco considerati, cioè sembra quasi che non esista e non si ha sempre chiaro in coscienza, salvo le cose, insomma, più macroscopiche, quali sono i peccati contro il primo comandamento, eppure ce ne sono veramente tanti, insomma, no? Quindi diciamo che questo costituirà un pochino la piattaforma per poi spaziare un po' per varie tematiche, no? Perché approfondendo bene il primo comandamento si aprono vari orizzonti. Per esempio, presumo che dopo le cose che ci diremo questa sera sarà poi il caso di fare un excursus approfondito, diciamo, da un punto di vista dottrinale sui sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia. Perché la volta scorsa abbiamo visto il peccato di idolatria, quindi abbiamo parlato degli idoli del mondo, le tre S, ricorderemo di sesso, soldi e successo, poi nella variante delle tre P, piacere, possedere e potere. E abbiamo soprattutto visto la sottile insidia dell'idolatria anche delle persone, diciamo così, in qualche modo, virgolettata, spirituali, ecco, delle persone che ci aiutano nel nostro cammino. E tutte quante le persone spirituali devono imparare, come dire, da San Giovanni Battista. Lui deve crescere e io diminuire. Devono impararle anche le persone che seguono, le persone spirituali. E soprattutto abbiamo visto che le persone spirituali devono farlo mettere bene in testa a chi in qualche modo, tra virgolette, le segue, avendo sempre a modello San Giovanni Battista. Perché è vero che a volte le persone idolatrano, si attaccano, ma è anche vero che certi comportamenti a volte sono provocati, a volte sono indotti, a volte sono stimolati, a volte sono accettati, a volte sono tollerati. Nessuno di questi comportamenti deve starci in chi è un autentico, come dire, ministro, servo del Signore. Perché tutti quanti noi siamo meno che nulla e Dio è molto molto offeso da questo peccato. Non sottovalutiamo, non pensiamo, cioè, beh, sì, ho un rapporto un po' troppo così con quella persona, insomma, però tutto sommato, c'è cioè di peggio, no? A quello che ho potuto imparare, oltre che conoscere, Dio è molto offeso da questo peccato. Quindi bisogna, perché Dio non cede ad altri la sua gloria, si legge nella Sacra Scrittura, eh? Io sono il Signore, non darò ad altri la mia gloria. E quindi attenzione, attenzione, attenzione. Allora, un altro grande ambito, diciamo così, di attenzione che apre la tematica del primo comandamento è che se io, torniamo all'inizio, io sono il Signore tuo Dio, a Dio è dovuto, l'abbiamo visto, il culto di latria, abbiamo concluso così la volta scorsa. Quindi il culto di latria, cioè l'adorazione, non va dato a un eidolon, d'accordo? Quindi a un simulacro, a una statua. D'accordo? Una statua reale oppure una statua, cioè che io ho messo nel piedistallo del mio cuore al posto di Dio, questo è l'idolo, ma va dato al Signore e al Signore il culto va dato e come? E il culto va dato interiormente ed esteriormente e il culto di latria significa adorare. Adorare. E che significa adorare? Sappiamo che l'adorazione, diciamo così, per noi che abbiamo la grazia inestimabile di essere
non solo cristiani, ma anche cattolici, perché quindi avere la pienezza, per grazia di Dio, non certamente per merito nostro, insomma, sia della conoscenza della verità, sia della pienezza dei mezzi di grazia e la retta conoscenza e dottrina sui mezzi di grazia, oltre che la loro presenza. Noi abbiamo l'Eucaristia. La Chiesa Cattolica custodisce l'Eucaristia. Diciamo che l'unico luogo, diciamo così, esterno alla Chiesa Cattolica in cui si custodisce con certezza l'Eucaristia è la Chiesa Ortodossa, che non ha rotto la successione apostolica. Così stava anche la Chiesa Anglicana, ecco, ma come ho avuto modo di dire San Giovanni Paolo II, insomma, con la missione al sacerdozio delle donne la cosa si complica. Ecco, semplicemente perché questo può non piacere a qualcuno, insomma, a chi pensa che la Chiesa debba aggiornarsi alle evoluzioni culturali del tempo, ma come spiegò San Giovanni Paolo II, qui non è un problema di promozione del ruolo della donna o meno, d'accordo? La Chiesa non ha il potere di ordinare una essere di sesso femminile prete. Quindi quello che San Giovanni Paolo II spiegò è questo, così sarà, cioè. Facciamo un'ipotesi per assurdo, cioè non succederà mai, io credo, una Chiesa cattolica, ma se dovesse succedere sarebbe la fine, perché se un vescovo impone le mani sulla testa a una donna, battezzata, è battezzata come lo sono io, quella donna, prete, non ci diventa, d'accordo? Perché per volontà di Dio il soggetto che deve ricevere questo sacramento è un battezzato di sesso maschile. Ecco la piccolezza anche degli uomini di chiesa, anche delle autorità della chiesa. Sapete che il titolo più grande che si può dare il pontefice, il più eccellente è il vicario di Cristo, ma quello proprio che esplica il servo dei servi di Dio. Un vescovo è un servo, Io sono un servo. Il Papa è un servo, cioè noi serviamo tutti quanti il Signore, cioè nessuno di noi è più grande del Signore, questo, cioè, mi raccomando, insomma, no? Siamo tutti quanti al servizio e quindi non esiste nessuna autorità che può scavalcare, io, cioè, non è che la Chiesa potrebbe inventarsi un giorno, d'accordo? Ah, i sacramenti sono otto, i sacramenti sono sette, d'accordo? Oppure l'Eucaristia la celebriamo con il pan di Spagna e la Coca-Cola. L'Eucaristia si celebra col pane azimo e col vino, d'accordo? Non è che, cioè, non è che un papa potrebbe dire: ma da domani il papa ha la massima autorità, no? Quindi il papa fa una legge e quella legge è realtà. Sì, certamente, sì. Purché la legge sia, come dire, conforme al diritto divino, cioè un papa non avrebbe il potere, ma non è che dico questa cosa, come dire, temendo di mancare alla dovuta riverenza che si debba al munus petrino, cioè un papa non avrebbe mai la facoltà di dire i sacramenti sono otto, o l'Eucaristia la facciamo con il pan grande di Spagna e la Coca-Cola anziché col pane e col vino. Non lo potrebbe fare, cioè perché l'ottavo sacramento sarebbe nulla se anche venisse inventato e celebrato, e l'Eucaristia celebrata col pan di Spagna e la Coca-Cola voglia pronunciarci le parole della consacrazione. Ma quello corpo di Cristo non ci diventa, il sangue di Cristo non ci diventa. Così se tu ordini prete una donna, quella prete non ci diventa. Non è una cosa che capito, cioè non si tratta di progresso, di non progresso, cioè chi concepisce il progresso femminile alla femminista, cioè progresso e emancipazione della donna uguale assunzione progressiva di tutte quante le facoltà che un tempo erano soltanto riservate agli uomini. Fino a quando non c'è questo livellamento assoluto, questa interscambiabilità assoluta, non c'è una vera pari dignità. Che questo sia l'emancipazione e la promozione della donna è tutto da dimostrare, d'accordo? D'accordo? Questo nella Chiesa non può proprio essere, d'accordo? Non potrà mai essere in questo modo, d'accordo? Non è possibile. È come chi nella Chiesa, senza chiamare in causa le nostre care amiche, sorelle, madri, donne, come i laici che concepiscono la promozione del laicato come la progressiva, come dire, assunzioni di compiti un tempo solo clericali. Allora, un tempo la messa se la celebrava da solo tutto il prete, adesso le letture le possono fare i laici,
Una volta l'ostia la toccava soltanto il prete, adesso ci sono i ministri straordinari, quindi acchiappa, 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 quindi, e se io sono ministro straordinario, io sono un grande laico, perché chi lo sa che cosa sto facendo di particolare, no? Non sto, io non sto, si capisca il senso di quello che sto dicendo, cioè un grande laico, essere un grande laico non significa, come dire, riuscire a fare qualche cosa che una volta facevano soltanto i preti. Essere un grande laico vuol dire essere un grande laico, cioè un santo laico che viva appieno la sua realtà della secolarità lì dove il Signore lo chiama a vivere, in famiglia o da solo, nel lavoro, eccetera, eccetera. Comunque, non è questo l'argomento di questa sera. Questa piccola digressione, perché dicevo, l'Eucaristia, torniamo dove siamo partiti, sta nella Chiesa Cattolica, sta nella Chiesa Ortodossa. Stava nella chiesa anglicana dovunque fino a quando non sono state ordinate le donne prete, perché che cosa succede? Adesso nella chiesa anglicana le donne prete ci stanno, ma se una donna prete celebra la messa, l'Eucaristia non c'è, d'accordo? Così cioè, sono cose, come dire, indimostrabili. Ma non è neanche dimostrabile che l'Eucaristia c'è quando la messa la celebro io, capite, no? Tutte quante le cose della fede sono per antonomasia indimostrabili, d'accordo? Ci vorrebbe qualcuno che ci abbia i raggi X. Però mentre se la celebro io la messa, io o qualunque prete regolarmente ordinato, si deve presumere che quella sostanza diventi corpo e sangue di Cristo, purché io usi le parole della consacrazione prescritte dalla Chiesa e celebri la messa con l'intenzione di celebrarla e basta. Se celebra una donna, quello quell'Eucaristia non ci diventa. Quindi, nella chiesa in cui si trovasse ad officiare quella donna dentro il tabernacolo, non c'è l'Eucaristia. Ecco perché diventa molto. Se invece c'è qualche sacerdote ortodosso, che è scusate, anglicano, che è stato ordinato da un vescovo anglicano, l'Eucaristia c'è. Perché il vescovo anglicano di per sé non ha rotto la successione apostolica, solo che adesso non mi ricordo, adesso che non sono molto aggiornato su queste cose, vorrei parlare con qualche amico canonista, non so se addirittura nella chiesa anglicana abbiano anche consentito le donne vescovo, a quel caso diventa veramente un macello, perché la donna vescova non ci diventa, e se quella donna vescova ordina un prete maschio, quello non diventa prete, non perché non può diventarci, ma perché la donna vescova non ha il potere di dare il sacramento dell'ordine, quindi capite che baraonda che diventa. Comunque non volevo parlare di queste cose. Stiamo parlando dell'adorazione, quindi è una digressione, diciamo, causata dall'Eucaristia per farci rendere anche conto che è una grazia inestimabile per noi poter avere dentro, nella Chiesa Cattolica l'Eucaristia. E l'adorazione proprio viaggia verso l'Eucaristia e quindi verso il luogo sacro dove l'Eucaristia è custodita, che sono le nostre chiese. Quindi qui si impone, come dire, un subito, come dire, mettere un pochino le mani avanti, perché il culto che noi dobbiamo a Dio, che è un fatto anzitutto del cuore, come adesso vedremo subito, trova però nella Eucaristia, che non è un simbolo. Io quando entro in una chiesa, anche se il tabernacolo è chiuso, io entro davanti alla presenza vera, reale e sostanziale di nostro Signore Gesù Cristo. Un cattolico, che si chiami cattolico, che non ha interiorizzato un rapporto personale con l'Eucaristia, che non trascorre del tempo davanti a Gesù Eucaristico, non lo desidera, ma magari anche semplicemente per entrare, io ho conosciuto persone carinissime, passano davanti alla chiesa, segno della croce, magari entrano, non hanno tanto tempo, però aprono la porta della chiesa, vanno davanti al tabernacolo, fanno la genuflessione, si fanno il segno della croce, poi fanno anche con la manina, fanno ciao Gesù, magari dando a ciao, sapete che ciao è un termine che gli si può dare il significato di un acronimo, no? Quindi CIAO. Facciamo che sia con infinito amore ovunque, d'accordo? Quindi ciao Gesù significa con infinito amore ovunque, gli mandano un bacetto come si fa tra fidanzati, no? Quando si saluta da lontano. Ma Gesù, secondo, per quanto mi riguarda, ha un sussulto di gioia che salta per aria nel tabernacolo, sarà felicissimo di una cosa di questo genere. È una cosa che
Quanto tempo ti toglie? 30 secondi? Che apri la porta della chiesa, fai una genuflessione, ciao ciao e lanci un bacetto a Gesù e gli dici ciao? Quanto ci vuole? Quindi non è, dice, sai, ma io l'Eucaristia non c'ho tempo, non c'ho qua, c'ho un sacco di impicci. Per carità, cioè, nessuno deve fare i salti mortali, ma non sempre occorre fare tanto, d'accordo? No, e non tutti possono fare tanto, ma occorre fare bene, d'accordo? Noi, cioè, proviamo un attimo a fare una follia, no? Mettiamoci nei panni di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè proviamo a dire, ma io sono Dio, d'accordo? E mi faccio piccolo piccolo e mi sto rinchiuso dentro una scatoletta di ferro, insomma, piantata dentro un muro. Perché? Per noi, perché non sta lì mica mica, mica per se stesso, ma sta lì per noi. Allora, che tipo di rapporto ci abbiamo noi? D'accordo? Qui siamo proprio. Con l'Eucaristia siamo proprio al cuore della fede divina e cattolica, proprio al cuore. Cioè, il nostro rapporto con l'Eucaristia è tutto, d'accordo? È proprio, cioè, si gioca tutto qua, ci giochiamo tutto, di tutto e di più. Quindi l'Eucaristia ci dà anche un'occasione straordinaria di esercitare il nostro senso interiore di adorazione. Che cos'è l'adorazione? Etimologicamente adorazione, l'ho detto tante volte, lo troverete anche in altre catechesi, anche in altre omelie, adorazione ha un'etimologia che viene chiaramente dal latino, che comporta tre termini. Il termine ad, che esprime una particella che in latino esprime moto al luogo, cioè tendere verso qualcosa, poi c'è os oris, adorazione, os oris significa bocca, in latino, e axio che significa azione. Allora, ci sono due possibilità, sono tutte e due vere, quindi sarebbe l'azione della bocca A, d'accordo? Quindi l'azione della bocca A che significa? Significa che la bocca quando adora si prostra e parte verso terra. Voi sapete che un gesto grande di adorazione, estremo di adorazione, che era praticato in certi monasteri, era che quando si entrava in chiesa si faceva il segno della croce e poi si baciava la terra. Quel gesto, che è un gesto estremo, quindi vuol dire non soltanto mi metto in ginocchio, ma mi prostro, quindi giungo a abbassare il capo fino a terra e bacio la terra come se volessi baciare i piedi di Gesù, quindi il gesto proprio estremo, d'accordo? Cosa facevano quelli che adoravano Gesù quando lo incontravano, i grandi adoratori? Si prostravano e gli baciavano i piedi. È un gesto proprio estremo questo qui. Quindi portare la bocca A, ma anche azione alla bocca. Quindi portare alla bocca. Qui bisogna fare un gesto che chi sentirà il podcast non lo vede, chi vede il video magari lo vede, perché portare la bocca è portare la mano alla bocca, cioè mettere la mano davanti alla bocca. Noi ci mettiamo la mano davanti alla bocca non soltanto quando tossiamo o quando sbadigliamo, insomma, no? Oggi che tossiamo, guai che non ci mettiamo la mano davanti alla bocca, ma ci mettiamo la mano davanti alla bocca anche quando dobbiamo esprimere lo stupore, facciamo mamma mia, no? E ci mettiamo la mano davanti alla bocca, quindi c'è un'espressione di un'enorme, come dire, stupore per il senso della grandezza di qualche cosa di immenso che ci sta dinanzi. Ecco, questa è una espressione plastica, diciamo così, che esprime molto bene il senso dell'adorazione cristiana, cioè io sto davanti a Dio. Ora, attenzione che l'adorazione, come dice San Paolo, non è cosa riservata soltanto al Tempio, anche se, come vedremo, il Tempio ci educa all'adorazione continua. Gesù dice: voglio che adorate il Padre in spirito e verità, non sul Monte Gerizzimo a Gerusalemme. San Paolo scrive: adorate Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi. All'adorazione è quel vivere, diciamo così, sotto gli occhi di Dio, riconoscendolo e avendolo sempre presente, appunto come Dio e come Signore, a cui io desidero incessantemente, ininterrottamente conformare il mio pensiero, il mio agire, le mie parole, no? Facciamo subito un esempio grossolano. Una persona che dice una volgarità, ma sta adorando Dio nel proprio cuore, io invito sempre a farsi domande, d'accordo? Perché quando ci facciamo le buone domande davanti a noi stessi,
una persona che dice una volgarità, ma questa volgarità tu potresti dirla sotto gli occhi di Dio. Cioè, se tu ci avessi Gesù Cristo in persona davanti che ti sta guardando, tu diresti una volgarità, sì o no? Penso che sia una domanda retorica, no? Ma noi dobbiamo ricordare che Dio non è che diventa cieco o sordo, cioè noi siamo presenti a Dio ininterrottamente. Quindi, nella misura in cui io acquisisco lo spirito dell'adorazione, Gesù dice adorate in spirito e verità. Verità significa che si adora soltanto colui che deve essere adorato, cioè io adoro Dio e nessun altro al di fuori di lui. Questo l'abbiamo visto parlando dell'idolatria. Ma adorare in spirito che vuol dire? Che il mio spirito è sempre in atto di adorazione, ha lo spirito di adorazione, che trova chiaramente quando mi trovo alla presenza per antonomasia dell'Altissimo, noi abbiamo la grazia di poterlo vivere nelle nostre chiese, dove l'Altissimo c'è nella persona di Gesù, presente nell'Eucaristia, lì, come dire, è il clou. Ma non è che esco dal tempio e è tutto finito, no? Perché l'adorazione è qualcosa che pervade completamente tutta la vita di un credente. Se io sto per fare una scelta di vita importante, mi confronto e cerco di discernere qual è la volontà di Dio, io lo sto adorando, d'accordo? Perché sto dicendo: senti, signore mio, io sono un poveraccio, non capisco niente, non mi fido tanto delle mie ristrette vedute o della mia presunta funzionante intelligenza o della mia piccola volontà, dammi una mano, fammi capire cosa vuoi, d'accordo? Questo è dare a Dio l'adorazione che gli è dovuta e dare a Dio la gloria che gli è dovuta, perché è veramente così. Se tutti gli uomini facessero questo, la terra sarebbe un giardino, sarebbe un posto meraviglioso, non purtroppo il regno degli orrori, come molte volte purtroppo la trasformiamo, no? Quindi l'adorazione è dare a Dio il culto che gli è dovuto, quindi questo primato che gli riconosco nel cuore viene poi espresso con degli atti propri. Qual è l'atto, diciamo così, religioso che esprime l'adorazione per antonomasia? È il sacrificio. Questo è proprio in tutte, anche nelle religioni pagane, che facevano anche delle aberrazioni con i sacrifici, no? Cioè, a Dio si dà qualche cosa, quindi si sacrifica qualcosa per lui, qualcosa di importante, qualcosa a cui io tengo, con quale fine? Non soltanto per impetrare le sue grazie, per propiziare la sua misericordia, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto per dirgli: tu questo ti meriti, cioè tu in quanto mio Dio che merita la mia adorazione, a te ti si deve tutto. Esempio, chi è il martire? Il martire è colui che offre a Dio in sacrificio cosa? Se stesso. Cosa ha fatto Gesù sulla croce? Cosa diciamo nella messa? Si è offerto in sacrificio, cioè Gesù è il sacrificio per antonomasia. Ma cosa dice la preghiera eucaristica terza? No, il sacerdote dopo la consacrazione cosa dice a un certo punto? Egli faccia di noi un sacrificio vivente a te gradito. Riprendendo le parole di San Paolo, no? Vi esorto io ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Quindi noi a Dio offriamo cosa, per esempio, no? La Santa Messa è il sacrificio dei sacrifici, perché Dio il sacrificio se l'è, diciamo così, costruito da se stesso, perché l'unico sacrificio degno di Dio è qualcosa che in qualche modo lo eguagli, lo parifichi, quindi solo il sacrificio di un uomo Dio è degno veramente di Dio. Tutte le altre nostre piccole cose sono tutte quante piccole, piccole sciocchezze, no? Eppure anche nella Santa Messa pensiamo, no? All'offertorio, adesso sappiamo che nella Messa riformata dopo il Concilio, col Messale di Paolo VI è stato molto semplificato, però rimane l'offertorio e rimane l'offertorio e c'è anche quella frase, no? Pregate fratelli, tra poco e sorelle, con la nuova traduzione, che il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Che significa? Significa che Gesù ha voluto che la Santa Messa, dove si rinnova il suo sacrificio,
non avvenisse una sorta di consacrazione dal nulla, d'accordo? Ma venissero transustanziate il pane e il vino, come si dice nell'offertorio, che sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo, cioè qualche cosa che viene da noi e che io presento a Dio ed è Lui che lo accoglie come mio piccolo dono e lo trasforma nel dono dei doni che è Lui, perché possa essere offerto per la nostra salvezza. Quindi per questo che la Santa Messa, la dottrina cattolica, è il sacrificio di Cristo e della Chiesa che formano una cosa sola, no? Sto toccando tantissimi, tantissimi, quindi il sacrificio. Evidentemente il sacrificio non ha soltanto un aspetto cultuale, quindi si va nel luogo, quindi nel tempio, e si offre a Dio il sacrificio che gli è dovuto, ma ha anche un significato esistenziale, che appunto tutti quanti gli autori del Nuovo Testamento e quella parte della preghiera eucaristica 3 che vi ho appena citato richiamano, no? Cosa ha offerto Gesù se stesso? Cosa offro a Dio io? Me stesso. Me stesso. Allora, osservare bene il primo comandamento, quindi rendere a Dio il culto che gli è dovuto, adorare in spirito e verità, capito? Significa imparare a vivere alla presenza di Dio e tutto quello che sono, che faccio, dovrebbe essere un incessante incenso che sale all'Altissimo, quindi offerta. Allora, torniamo all'esempio di prima, se io dico una volgarità, ma posso offrire a Dio una volgarità? Signore, ti offro questa volgarità che ho detto, posso dirgli una cosa di questo genere? Oppure, chiacchiero e taglio e cucio e parlo male di Tizio, Caio e Sempronio, posso dire che queste parole sono state offerte a Dio o sono state offerte a Satana? Scusate se ogni tanto mi prende, insomma, di riusare un linguaggio un po' diretto, un po' tagliente, no? Ma perché ogni tanto comunque fa bene, no? Allora, le nostre parole, le nostre azioni, a chi sono offerte? Il peccato che cos'è, se uno ci pensa bene? Il peccato è un'offerta fatta a Satana, purtroppo. Se uno ci pensa, posso io offrire un peccato a Dio che lo offende? Che è trasgressione della sua legge. E quell'azione a chi è offerta? Se non è offerta a Dio, a chi è offerta? Pensiamo, no? Ecco, quindi questo è il top, questo qui è la perfezione dell'adempimento del primo comandamento e del dovere di adorare il Signore. Ecco, quindi ecco poi che però che questo dovere di adorare il Signore trova delle espressioni, diciamo, per antonomasia, nel luogo sacro, nella casa del Signore, nella Chiesa. Ed ecco qui cominciano, diciamo così, le dolenti note, perché le trasgressioni dirette al dovere di rendere a Dio il culto che gli è dovuto, anche esteriore, come adesso vedremo, dà luogo al gravissimo peccato della irriverenza. Allora, e quali sono le riverenze principali? Adesso qui dovremmo capirlo, no? Allora, esteriormente il gesto dell'adorazione si esprime come? Con lo stare inginocchiati, col piegare le ginocchia. Si legge nell'inno alla kenosi di San Paolo Apostolo, nelle lettere filippesi. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, sulla terra e sottoterra. Il prostrarsi, come abbiamo visto prima, è un segno di adorazione. I magi, quando andarono da Gesù bambini, prostratisi lo adorarono. Non si sono messi seduti a fumare una sigaretta davanti al nostro Signore, si sono prostrati e l'hanno adorato in stato di prostrazione. Il verbo greco è proskynein, proprio, quindi prostrati con la faccia a terra, proprio alla orientale, ok? Cioè, noi vediamo quello che fanno i musulmani. Che adesso noi quando vediamo qualcuno che si mette con la faccia a terra è musulmano, ma a me stavolta mi ha dato un non poco fastidio, insomma, perché con il dovuto rispetto, insomma, per i musulmani, noi dovremmo essere, come dire, maestri ancora di più, perché noi davanti a Dio che ci abbiamo davanti agli occhi dovremmo fare anche di peggio, insomma, no? Adesso,
Capite, sto parlando in maniera iperbolica, adesso non è che uno entra in chiesa perché non si possono fare questi gesti, d'accordo, che sarebbero fuori luogo, no? Quindi, nella chiesa latina però il gesto esteriore con cui si esplica l'adorazione è il piegare le ginocchia. Quando si incrocia il tabernacolo, si fa quella che si chiama la genuflessione, non è una cosa opzionale. Allora, il prete quando passa davanti al tabernacolo si fa la genuflessione, ma quello è prete. Se ci passo io, fa niente. Ma che te fa niente? Fai come? Cioè, non è che l'adorazione è una cosa che la fa il prete perché l'ha detto, come dire, è il funzionario del tempio. Ah, io invece non sono funzionario, io sono un laico e quindi ho la dispensa. Non ce l'ha nessuno questa dispensa. Cioè, il piegare le ginocchia è proprio un atto interno ed esterno di professione di fede nell'Eucaristia. Siccome lì dentro c'è Dio, non c'è Pinco Pallino. Lì dentro c'è Dio. Allora, se io non piego il ginocchio, posso dire che ci credo veramente che lì dentro c'è Dio? Ma come stanno gli angeli davanti alla maestà divina che vedono e che adorano? Basta leggere la Sacra Scrittura, il libro dell'Apocalisse. Prostrati si adorarono, i vegliardi si prostrarono con la faccia e adorarono il Dio che. E noi che facciamo? Quindi, omettere la genuflessione è una cosa grave, non è una cosa da niente. Cominciamo prima con gli atteggiamenti nel tempo. Chiacchierare in chiesa, questo è un vezzo. Che insomma, in chiesa non si parla. È un problema questo qui di culto dovuto a Dio, di rispetto, cioè perché il culto, capite, l'adorazione, la riverenza include il rispetto, cioè adorare e riverire è più che rispettare. Allora, è una cosa da gran cafoni, mi si perdoni, insomma, il termine. Parlare in chiesa, oltre che. Perché? Perché quella non è casa tua. La chiesa è la casa di Dio. In quanto casa di Dio, a che serve? Serve a parlare con Lui, cioè tu lì, tu entri in chiesa per metterti alla presenza del Signore. Cioè in chiesa o si parla con Dio, o si parla di Dio, o non si parla proprio. D'accordo? La Chiesa non può diventare il luogo, come dire, della chiacchiera. Non si può. Non è un peccato come se io mi faccio, come dire, mi mangio una caramella, faccio un piccolo peccato di gola. È una cosa grave. Capito? Quella non è casa tua. Il vezzo che ci sta oggi, che a me racconta un sacco di cose, che nelle chiese terminate, le cerimonie, le celebrazioni succede il pandemonio, il finimondo, come dire, è un segno dei tempi, cioè, è un segno della fine dei tempi, oserei dire io, insomma, no? Cioè, non va bene questa cosa qui. E se è vero che qui sono chiamati a volte in causa anche, siamo chiamati in causa noi pastori perché dobbiamo aiutare le persone a interiorizzare queste cose, vero è anche che c'è un compito anche da parte del singolo fedele, perché noi non possiamo per rispetto umano, per quieto vivere, siccome lo fanno tutti, perché adesso anche su queste cose passa, diciamo così, all'interno del tempio. Lo fanno tutti, quindi se non lo faccio io, e poi mi guardano come una persona che so strana, eccetera, eccetera. Non si fa quella cosa lì. Non si fa. E se qualcuno mi prenderà in giro, essere perseguitati o derisi per amore di Gesù e del Vangelo, ce l'ha detto lui, è fonte di gioia. Beati voi. Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. D'accordo? Senza mancare alla carità, quindi se possibile, insomma, senza offendere nessuno, senza andare a mettersi a fare, cioè, uscire di questo genere, no? Perché poi cioè, una persona
mi parla e io, come dire, magari sottovoce, dico: senti, per favore, capito? Cioè, ci sono anche delle tecniche, no? Cioè, una persona in chiesa viene e ti parla ad alta voce per non mortificarla, perché noi dobbiamo amare il Signore. Ma c'è anche la carità fraterna, certo, viene prima l'amore del Signore e poi l'amore del prossimo. A una persona ti si mette a parlare ad alta voce, tu gli rispondi sottovoce, così già capisce: senti, se magari usciamo un attimo, se dobbiamo fare due chiacchiere. Cioè, quindi glielo dici delicatamente e così, senza rimproverarla direttamente, che rimprovero diretto è sempre una cosa brutta, però gli hai trasmesso gli hai trasmesso qualcosa, no? Quindi questa è una cosa importante, cioè i peccati commessi sono sotto, cioè le mancanze di le irriverenze dovute al trascurare la presenza del padrone di casa, il tabernacolo è la prima cosa. Quando si passa davanti al tabernacolo non si passa di lungo, come si dice, d'accordo? Si genuflette. Non si chiacchiera come se fosse un mercato, si parla con Dio o di Dio. Poi c'è un'altra cosa, la terza, tra le riverenze, ci sono le riverenze liturgiche. Durante la consacrazione, io mi sto leggendo adesso le rubriche anche della nuova traduzione del Messale, anche con gli adattamenti della conferenza episcopale, stare in ginocchio rimane obbligatorio, è obbligatorio, non è facoltativo, almeno per il tempo della consacrazione, cioè da quando il sacerdote stende le mani al mistero della fede. Devo vedere bene ancora le nuove rubriche, perché in quelle antiche c'era scritto che se da qualche parte si era conservata ancora la lodevole consuetudine di rimanere in ginocchio per tutta la preghiera eucaristica, si poteva lasciare, quindi certamente, perché il più, come dire, è meglio del meno, ma quel meno è indispensabile. Cioè, una persona che non si inginocchia durante la consacrazione, a meno che, per carità, non ci abbia l'artrosi o la condrite, io ho sofferto di condropatia, insomma, c'avevo una paura quando ho sofferto di queste cose, dico: ma non è che non mi posso inginocchiare più, cioè, d'accordo, quindi se una persona sta male, c'ha problemi fisici, o è anziano, non ce la fa. È evidente che la necessità, ma una persona che potrebbe, perché non ti inginocchi? Ti vergogni? Ma noi non ci dobbiamo vergognare di adorare il nostro Signore, noi dobbiamo fare a gara nell'umiliarci davanti al Signore. Pensiamo a quello che fece Davide, Re Davide, altro episodio biblico, quando tornarono portando l'arca dell'alleanza, che Davide si era messo, rimanendo coperto soltanto con l'efod, a saltare e a danzare davanti all'arca dell'alleanza. E c'era una donna, Davide insomma era un grande uomo, insomma, quindi era un re, era anche, come dire, un grande uomo inteso in senso virile, no? Ma lui si è umiliato, si è mortificato davanti al Signore, e c'è una donna, come si chiamava, Michal, mi sembra, se non ricordo male, che gli dice: ah, bella figura che ha fatto il re, che si è messo a saltare, a danzare, come farebbe una persona da nulla. E Davide gli ha risposto, dice: che è? Ah, siccome tu hai detto così, la prossima volta faccio peggio. Dico, cioè, capito? Cioè, noi non ci sta niente da vergognarsi, perché si deve vergognare chi rifiuta di rendere a Dio il culto che gli è dovuto. Noi siamo fieri di farlo, d'accordo? Ecco. Non parliamo degli esempi dei grandi santi, tipo San Luigi IX, re di Francia, insomma, quando gli portavano l'inginocchiatoio regale, lui dice: leva, leva, io posso tranquillamente stare inginocchiato per terra, che davanti a me c'è il mio Dio che è morto in croce, figurati, a me mi serve l'inginocchiatoio regale imbottito, no? Quindi beh, non si chiede sempre tanto zelo, insomma, però ecco, questa è un'altra cosa, le cose liturgiche. Chi si fa la comunione durante la Santa Messa, questo è un mio leitmotiv, insomma, e non mancherò di sgolarmi fino a quando campo, se il Signore mi aiuta. Cioè, una persona che fa la comunione e esce subito dalla chiesa dopo aver ricevuto la benedizione, si metta in testa che commette una irriverenza grave
Io questo l'ho detto, lo ripeto, non mi importa, cioè, mi prendo la responsabilità di quello che dico, cioè, quindi sono pronto a, come dire, a risponderne, a difenderlo dinanzi a chiunque, una cosa di questo genere. Cioè, tu c'hai Gesù Cristo nel cuore. Non è uno scherzo, non è un gioco. La presenza reale di Gesù è legata alla sussistenza delle specie. Le specie hanno dei tempi minimali per essere assimilati dal nostro stomaco, siamo proprio insomma abbastanza chiari. Cioè, se tu esci dopo aver fatto la comunione, ti porti Gesù a spasso in giro, altro che riverenza e adorazione dovuta. Cioè, se tu, figlio mio, ti fai la comunione, c'è il tuo Dio nel cuore, non sai manco che dirgli, allora prendi il rosario e fatti la corona del rosario, d'accordo? Dicendo al Signore: guarda, sono talmente un poveraccio, sono talmente freddo, sono talmente arido e perdonami. Non so buono manco a dite a. E allora supplisco con la preghiera che tu mi hai insegnato e chiedo aiuto alla Madonna ad insegnarmi di qualcosa, ma non te ne puoi andare in giro. Capite? Adesso parleremo nelle prossime puntate anche della Santa Comunione, adesso non in questa, anche con tutte le baraonde che sono successe adesso con le pandemie, eccetera, eccetera, no? Però questa è una considerazione mia personale, una considerazione mia personale. Quindi su questo ci tengo a dire che, diciamo, propongo una pista di riflessione. È il caso di fare una comunione proprio scellerata? Cioè, ammesso che una persona stia in grazia di Dio, perché lo vedremo quando tratteremo di questo tema, ma se tu ti fai la comunione, vai, ti fai l'ostia, cioè un fedele si deve fare queste domande. Dopo che hai preso l'ostia, che fai? Cioè, noi dobbiamo imparare a vivere sotto gli occhi dell'Altissimo, cioè che gli dice Gesù? Cioè Gesù sta dentro di te come una persona viva. Non sta lì, che fai tu? Stai a pensare agli affari tuoi, c'è la testa per aria, stai a guardare l'orologio che devi uscire, io adesso sto dicendo le cose brutte, stai a guardare l'orologio che devi uscire dalla chiesa, che devi andare a fare, che c'hai? Che pensi? Fatta la comunione, se uno avesse insomma un minimo, cioè il mondo si dovrebbe fermare, capito? Cioè, ho raccontato sempre che una volta San Giovanni Paolo II finisce la messa, sta a fare ringraziamento, fuori c'era il presidente degli Stati Uniti che lo stava aspettando. E lui quando faceva il ringraziamento non è che metteva l'orologio, cioè ringraziamento, se fa ringraziamento e basta. D'accordo? A un certo punto, insomma, c'era qualcuno che scalpitava perché c'era il presidente degli Stati Uniti che stava un po' agitando, no? E uno trova coraggio, cosa che non avrebbe mai dovuto fare, d'accordo? E va a fare toc toc al Papa dicendo: scusi Santità, se potesse accelerare un po' che c'è il Presidente degli Stati Uniti. Il Papa gli ha risposto: Presidente degli Stati Uniti può tranquillamente aspettare, perché io sto al cospetto del padrone del cielo e della terra, che è proprio più grande del Presidente degli Stati Uniti, più grande pure di me. D'accordo? Quindi se aspetta un po' non succede niente, non succede. Capite? Cioè, se va a fuoco la casa, per carità, uno ma cioè, quello è un tempo, non si deve toccare. Sta cosa bisogna impararla. Chi non l'ha ancora imparata, la deve imparare. Cioè, ve lo dico proprio col cuore. La deve, non è che cioè, io non sono nessuno per andare a imporre obblighi in giro a destra e a sinistra, ma lo esorto vivamente a pensarci bene. D'accordo? Perché nostro Signore, io sono sicuro che chiederà ai suoi figli, dico, ma quando io stavo dentro il tuo cuore, ma che ho avuto da te? Cioè, non dico offrire a Dio i sacrifici, cioè, mai hai detto una parola, mai detto una parola gentile, mai adorato, mai amato, mai lodato, mai benedetto, mai ringraziato, e mi hai parlato delle tue cose, mai, che ne so, cioè, poi ognuno, cioè, però non possiamo, non si può, cioè, sono peccati da confessare questi qua, per quanto mi riguarda. Cioè, non solo ci ho fatto la comunione senza essermi confessato, questa è una cosa gravissima. D'accordo? Adesso concluderemo con un accenno ai sacrilegi. Ma anche ho fatto la comunione. Buonanotte.
Non si può. È l'irriverenza. Grave. Cioè, capite? Grave. Cioè, pensiamo noi, cioè, capite? Se qualcuno entra dentro casa nostra, quasi quasi non dice manco buongiorno, no? E via, che ne so, se prende qualche cosa che gli serve e poi se ne esce senza manco di buongiorno. Cioè, noi a volte che succede? C'è qualche rivelazione privata? Mi ricordo una volta lessi una cosa che mi proprio trafisse il cuore, non mi ricordo dove. Gesù che diceva: solo davanti a me è tutto lecito. Cioè, cafonate che gli uomini non farebbero nemmeno dinanzi alla persona più umile, insomma, perché sarebbero proprio mancanze proprio grezze. Davanti a me è tutto lecito. Ah, con me si può concedere qualunque cosa. Io ci rimasi quando lessi questa cosa, dico, ma tu guarda un po'. Perché non siamo abituati a interfacciarci con Gesù come una persona viva, divina, presente. Questo bisogna impararlo, questo qui. Questo bisogna impararlo assolutamente. Allora, quindi questa è tutta quanta la tipologia delle irriverenze.